Per Libri in Redazione oggi incontriamo Pino Imperatore con il suo ultimo romanzo Aglio, Olio e Assassino. Pino è qui a Caserta alla libreria Giunti. Intanto grazie naturalmente Grazie della tua a voi, disponibilità. grazie a Senti voi. Pino, un romanzo giallo, Sì. perché? Ma intanto un romanzo giallo tutto da ridere. Sì, l'ho definito recentemente un poliziesco umoristico tendente al giallo, con sfumature noir e pennellate russo-peperoncino. Ci ho messo insieme una storia misteriosa di indagine poliziesca con il mio umorismo, al quale io non rinuncerò mai, non ci riesco. Senti, naturalmente con un grande amore per Napoli, sempre. Assolutamente sì. Napoli è il palcoscenico su cui si svolgono le vicende, Napoli con il suo fascino, le sue contraddizioni, i suoi misteri, anche le sue tradizioni, le leggende, le superstizioni. C'è un po' tutto questo nel libro, in particolare legato a un quartiere che è quello di Mergellina, dove si svolgono le vicende. Un'occasione per conoscere ancora di più Napoli, ma è stata anche un'occasione per te per conoscerla di più. Certo, io ogni volta che parto da un minimo di conoscenza su un episodio, su un luogo, su una storia, poi da lì le indagini vere e proprie, letterarie, si allargano e apprendo 100 altri fatti. Napoli è così, non smette mai di stupirci. È impossibile dire conosco bene Napoli, no, io ci sono stato 50 anni e veramente scopro ogni giorno delle cose nuove. Senti, potrebbe essere portato in teatro come altro libro tuo, Come Benvenuti naturalmente. in casa Esposito, io spero di sì, si presta, diciamo, a essere rappresentato in teatro, ma anche a diventare un'opera televisiva o un film. Pensi di portarlo nelle scuole? Sicuramente, non è proprio adatto per i bambini delle elementari e medie, ma scuole superiori, università sì. I miei libri sono molto letti dai ragazzi, ho tantissimi, tantissimi veramente studenti, alunni che mi seguono, i miei libri sono stati adattati da tante scuole. Nell'ultimo anno scolastico non è passata una settimana in cui non sia stato in una scuola, veramente è stata una cosa, un'esperienza bella, bellissima. Perché leggere questo libro? Perché c'è dentro tanto mistero, c'è tanta allegria, c'è tanta voglia di vivere, perché è un'investigazione sul male e perché è una vittoria del bene sul male. Allora, grazie a Pino Grazie Imperatore e naturalmente noi vi consigliamo Aglio, Olio e Assassino.